Salve, leggerò un racconto tratto da Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta, edizione Giunti 1996. Alla zia Mariana riusciva difficile capire quel che le aveva combinato la vita. E dicendo la vita, intendeva l'insieme di fatti casuali che si erano man mano accumulati per poi abbattersi di colpo su di lei, sprofondandola nella prostrazione con cui doveva lottare ogni mattina. Per tutti, compresa sua madre, quasi tutte le sue amiche, tutte le amiche di sua madre, per non parlare di sua suocera, le sue cognate, i soci del Rotary Club, Monsignor Figuera, persino il sindaco, era una donna fortunata. Aveva sposato un uomo di buona famiglia, impegnato per il benessere della comunità, promotore del 90% dei piani di modernizzazione delle attività di solidarietà sociale su cui contava la società poblana degli anni 40. Era la celebre moglie di un uomo celebre, la sorridente compagna di un grande, la più amata e rispettata tra tutte le frequentatrici della messa domenicale. Inoltre, suo marito era bello. Bello come Massimiliano d'Asburgo, elegante come il principe Filippo, generoso come San Francesco e prudente come il padre provinciale dei Gesuiti. Come se non bastasse, era ricco come i proprietari terrieri di una volta ed esperto investitore di capitali. Come i libanesi oggi. La zia Mariana era nella situazione ideale per vivere felice e contenta per il resto dei suoi giorni. E così sarebbe stato se, come solo lei sapeva, se non le fosse capitata la disgrazia di intravedere la felicità. Soltanto a lei sarebbe potuta venire in mente una sciocchezza simile. Si era proposta di vivere in pace. Perché farsi rovinare la vita dalla guerra? Non si sarebbe mai pentita abbastanza. Come se fosse possibile pentirsi di ciò che non si può scegliere. Perché la bufera le era penetrata in corpo fino all'osso, come penetrano per tutta la casa gli odori che vengono dalla cucina, come l'improvvisa fitta annuncia un mal di denti duraturo. E si innamorò, si innamorò, si innamorò. Dalla sera alla mattina perse la soave tranquillità con cui si alzava per vestire i bambini e lasciarsi svestire da suo marito. Perse la lenta lussuria con cui beveva la sua spremuta d'arancia e il piacere con cui tutti i giorni si sedeva a studiare il menù del pranzo per una mezz'ora. Perse la pazienza con cui dava retta alla sua impertinente cognata, la voglia di passare un pomeriggio intero a preparare torte, l'abilità necessaria per immergersi sorridente nella tediosa monotonia delle cene familiari. Perse la pace che aveva cullato il suo grembo in attesa e il sonno caldo e generoso cui abbandonava il corpo la notte. Perse la voce discreta e i silenzi estasiati con cui circondava le opinioni e i progetti di suo marito. In cambio acquisì una terribile abilità nel dimenticare tutto, dalle chiavi ai nomi. Diventò distratta, come un'alunna sorda e condiscendente per indifferenza. Aveva una passione sola. Proprio lei, che si credeva fatta per le cause minori, che era convinta di non dover soddisfare che i desideri altrui, che si beava in silenzio delle piante, dei pesci rossi, dei calzini stirati, dei cassetti in perfetto ordine. Di colpo viveva nel caos che deriva dall'eccitazione permanente, nella logorrea che copre un'enorme paura, passando dall'euforia alla disperazione, con l'ossessione febbrile di chi è posseduto da un'unica causa. Si domandava in continuazione come avesse potuto succederle una cosa simile. Non si capacitava che il recente inaspettato incontro con il corpo di un uomo l'avesse fatta piombare in quello stato confusionale. L'odio, diceva, e dopo averlo detto, si dedicava alla cura maniacale delle unghie e dei capelli, agli esercizi per snellire la vita e alla depilazione delle gambe, strappandosi i peli a uno con le pinzette per le sopracciglia. Si comprò biancheria intima della seta più liscia e stupì suo marito con una collezione di mutandine lucenti, lei che aveva passato la vita a parlare delle virtù del cotone. Chi l'avrebbe mai detto, mormorava mentre passeggiava per il giardino o cercava di innaffiare le piante nel corridoio. Per la prima volta in vita sua aveva finito i soldi che suo marito le metteva ogni mese nella cassaforte del suo guardaroba. Si era comprata 3 vestiti in una sola settimana, quando di solito ne comprava uno al mese per evitare ostentazioni, ed era anche andata dal gioielliere per quella lunga catena d'oro ritorta, il cui prezzo le era sempre sembrato vergognoso.
sono pazza, si diceva, servendosi della qualifica che aveva sempre usato per definire chi non era d'accordo con lei. Perché era lei a non essere d'accordo con se stessa, a chi poteva saltare in mente di innamorarsi, che cosa insensata. Eppure, contro ogni buon senso, si lasciava precipitare nel bisogno di qualcuno, perché aveva un autentico bisogno di quel signore che, al contrario di suo marito, parlava molto poco, non dava spiegazioni per i suoi silenzi e aveva mani insostituibili. Solo per quelle mani valeva la pena rischiare ogni giorno la morte. Perché se la sua follia fosse stata scoperta, era morta. Anche se suo marito fosse stato buono come lei lo era, con tutti, nessuno l'avrebbe salvata da un linciaggio collettivo. Tutti gli adoratori del suo adorabile marito l'avrebbero bruciata viva nel sagrato della cattedrale o sulla piazza principale. Quando giungeva a tale conclusione, fissava lo sguardo nel vuoto e a poco sentiva come il senso di colpa abbandonava il suo corpo, cedendo il posto ad una paura enorme. A volte passava ore intere a immaginare il rogo che l'avrebbe bruciata, sentiva persino le voci delle sue amiche che la chiamavano puttana, ingrata. Poi, come se avesse avuto una premonizione celeste, un sorriso si faceva strada sul suo volto, inondato dalle lacrime. Si riempiva le braccia di braccialetti, il collo di profumi, prima di andare a nascondersi nella felicità che ancora non accennava a finire. Era un uomo dolce e silenzioso, l'amante della zia Mariana. L'amava senza fretta e senza ordini, come se fossero uguali. Poi le chiedeva: raccontami qualcosa. Allora la zia Mariana gli parlava dell'influenza dei bambini, dei menù, delle sue dimenticanze e con assoluta precisione di tutte le cose che le erano successe dal loro ultimo incontro. Lo faceva ridere finché tutto il suo corpo recuperava l'allegria dei 20 anni. Per forza, poi sogno che mi bruciano in piazza. Me lo devo meritare, mormorava tra sé. E sei la zia Mariana, scrollandosi di dosso la paglia di una stalla di chipilo. Il frigorifero di casa sua era sempre ben fornito dei formaggi che andava a comprare in quel villaggio, pieno di mosche e contadini biondi, discendenti dai primi italiani che erano venuti a seminare qualcosa in Messico. A volte pensava che sua nonna avrebbe approvato la sua inclinazione per un uomo che, come lui, poteva essere nato sulle montagne del Piemonte. Faceva la strada del ritorno quando ancora era chiaro nella sua auto rossa, senza l'autista. Un pomeriggio, mentre tornava a casa, fu sorpassata dalla Mercedes-Benz di suo marito. Era l'unica Mercedes che ci fosse a Puebla e lei era sicura di aver visto due teste nell'abitacolo. Quando però la trovò ferma davanti a sé, vide soltanto la rispettabile testa di suo marito, che tornava dalla tenuta di Matamoros. Di che colore devo avere la coscienza? Disse fra sé e sé la zia Mariana e seguì l'auto di suo marito lungo la strada. Fecero tutto il viaggio uno dietro l'altro fino all'ingresso in città, dove uno girò a destra e l'altra a sinistra, salutandosi con la mano del finestrino nell'intesa che alle 7 di sera ognuno dei due aveva ancora le sue faccende da sbrigare. La zia Mariana pensò che i suoi figli tra poco avrebbero voluto mangiare e che lei non li lasciava mai soli a quell'ora. Tuttavia, pensando a quel suo marito tanto lavoratore, capace di passare il giorno intero da solo tra i campi di meloni e pomodori, che visitava il giovedì andando fino a Matamoros per poi tornare in negozio e al Rotary Club senza concedersi la minima tregua, la colpa la salì all'improvviso. Decise di fare marcia indietro e raggiungerlo immediatamente, per confessargli la malvagità che si era impossessata del suo cuore. Detto fatto, in 2 minuti raggiunse la lenta Mercedes dove troneggiava la testa elegante di suo marito. Le tremavano le mani, aveva le lacrime agli occhi. Si avvicinò all'auto di suo marito agitando la mano per farsi notare, convinta che fosse il suo ultimo gesto. Con tutta se stessa implorava perdono, ancora prima di aprire bocca. Allora vide la bella testa di una donna coricata sul sedile molto vicino alle gambe di suo marito e per la prima volta da molto tempo provò sollievo, trasformò l'angoscia in sorpresa, quindi la sorpresa in pace. Per anni tutta la città parlò della dolcezza con cui la zia Mariana aveva sopportato l'avventura di suo marito
con Amelia Berumen. Ciò che nessuno riuscì a capire fu come mai, neppure in quei mesi dolorosi, interruppe la sua assurda abitudine di andare fino a Chipilo per comprare il formaggio. Grazie dell'ascolto.